sta gente, porta sti bello note per tutto lo ciliento, portale lontano a cavallo renuviento. Signora, dimmi, quanti anni ha lei innanzitutto? 78. Lei ovviamente quello che noi stasera facciamo per rappresentazione, lei lo faceva in gioventù? Io l'ho fatto da 15 anni. Prima era molto più difficile mietere il grano, lavorarlo. Io non lo so fare ancora. Ma oggi con tutti i macchinari, i giovani d'oggi sono poco abituati alla fatica. Pensare di lavorare il grano così sarebbe impensabile. Non lo fanno più. Non lo fanno, i giovani non lo sanno fare. Ma è faticoso lavorare in questa maniera? Certo che è faticoso. Come si chiama, signora? Adalgisa. Signora, lei ha uno strumento che si usa per battere il grano. Vogliamo raccontare come si chiama e come si usa? Lo villo in dialetto. Come si usa questo strumento? La battitura adesso si vede? Siamo stati schiavi e abbiamo battuto da ragazzine quasi, da 15 anni. Questo serve per battere il grano? Sì, questa è la battitura, questa è la macchina. Idolo, questa è la macchina! Tricca l'ariola, tricca l'ariola! Siamo ormai in piazza, tra un po' butterete a terra il grano. Quanto è faticosa una serata del genere? Insomma, ma chi è abituato non ci stanno problemi. Diciamo che prima questo era il lavoro di ogni giorno si portava il grano, si batteva. Sì. Altrimenti non si portava nulla a casa, diciamo. Non si portava nulla. Un'annata come questa ci hanno detto che risultava una cattiva annata. Sì, a volte capita, annate cattive e annate buone. Quindi se qualche anno fa, qualche decennio fa fosse capitata un'annata come questa, il raccolto sarebbe stato scarso. Sì, scarso.
Don Pasquale, stasera torna il tradizionale appuntamento della Scogna, tradizione, storia, cultura, si fonde un po' tutto in una serata qui a Montaperto. Si fonde un po' tutto, aggiungendo anche l'aspetto religioso, perché abbiamo voluto che la Scogna rappresenti proprio questo processo del lavoro dell'uomo, no? Che, come si dice durante la messa, ti presentiamo questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per far sì che diventi sia eucaristia, quindi rendimento di grazie per fare le ostie, sia per fare le pizze e il pane, che è il primo alimento che l'uomo mangia a tavola. Ecco, quindi ci riunisce anche la famiglia intorno alla tavola. Ma per una piccola comunità come quella di Montaperto e come quella di Montemiletto stesso, quanto è importante il recupero delle tradizioni, tenere la gente insieme in una serata come questa? È importante, anche se è difficile, perché oggi c'è molta conflittualità tra le generazioni, no? E invece lo scopo è quello di riunire le generazioni, non perché abbiamo nostalgia delle famiglie patriarcali, no? Ma soprattutto perché ci deve essere comunione e armonia tra le varie componenti di una parrocchia, giovani, vecchi e bambini. La cosa bella proprio di questa serata è vedere i ragazzini, i ragazzi, ma anche tante persone anziane insieme a passare una serata in allegria, in armonia, a dimenticare i problemi della vita quotidiana e cercare di rivivere quello che è stato il passato di questa terra, di questi paesi. Certamente, ma ecco, non neanche dimenticare, saper attraversare le difficoltà del momento, non perdendo la gioia e la speranza, perché se guardiamo, ecco, le generazioni passate hanno dovuto subire tante vicissitudini, quello che noi facciamo ora come memoria per loro era un obbligo, però era sudore, fatica, impegno. Ecco, se ci fosse stato qualche anno fa, diciamo 20, 30, 40 anni fa, il clima di questi periodi, ci sarebbe stata una grande carestia, no? Eppure non perdevano la gioia di sentire un organetto, una fisarmonica suonare, e quello è importante, come hai detto, tutte le generazioni unite, ma anche l'animazione anche a Italo e a altri dell'oratorio è stata voluta proprio da la scuola di musica di Montemiletto e i ragazzi locali che suonano, cioè valorizziamo quello che abbiamo. Italo Petrillo, lei è tra gli organizzatori di questa manifestazione, quanto è difficile organizzare una giornata come questa? È difficile, però poi ci sono tante soddisfazioni in effetti. Ritornando e riallacciandomi al discorso di Don Pasquale, la spiritualità è quello che poi ci porta come oratorio a organizzare questi eventi per fare comunità. Fare comunità non è sempre molto semplice, molto facile, però noi ci proviamo e in verità ci sono tante tante belle soddisfazioni. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità, l'occasione, e ci hanno invogliato anche gli amici di Montemiletto. Faccio questa precisazione perché Montaperto e Montemiletto sono comunque due realtà distinte e separate. Però questa iniziativa è invogliata, ha tenuto uniti e tiene uniti le due comunità. Diciamo, una cosa non semplice che non accade tutti i giorni. Non accade tutti i giorni, però è una bella soddisfazione vedere la gente di Montemiletto che partecipa insieme a noi alla manifestazione vera e propria, ma anche la partecipazione del popolo, perché sono entusiasti di quello che riusciamo a fare, diciamo, intorno a questa tradizione. Tradizione particolarmente diciamo delicata per i tempi che furono, però è giusto non dimenticare quella che è la nostra antropologia praticamente. Ce la mettiamo tutta per fare qualcosa di positivo e vedo che comunque la cosa funziona, ecco, funziona e accomuna. Oggi sarebbe impensabile vivere come si viveva tanti anni fa e come voi riproponete in una giornata, in una serata del genere. Ma guardi che noi abbiamo mietuto il grano in campo, quest'anno è un'annata particolare veramente, piena di cattivo tempo e di acqua. Io onestamente dico, l'agricoltura in questo momento veramente sta subendo gravi danni. Si fosse verificato nei tempi addietro un'annata come questa, veramente sarebbe stato difficile portare avanti il raccolto, perché questo è importante.
e le difficoltà anche di questa sera, perché abbiamo il grano che è umido, che è bagnato, difficilmente si riesce pure a battere praticamente, quindi è tutta una situazione. Ecco, la difficoltà nella manifestazione rappresenta anche le difficoltà di un tempo quando le annate erano cattive. Quest'anno è una cattiva annata purtroppo, però noi comunque la manifestazione tentiamo di farla per benino, per inculcare, diciamo, nei giovani quelle che era effettivamente che è stato il passato e veramente le difficoltà del vivere del passato. Che anni avete? 83. 83 anni, vi ricordate ovviamente di quando queste cose si facevano nella vita di tutti i giorni, quando il grano si batteva? Mai. Cioè quando si batteva il grano sì, quando si batteva con i bovi, i cavalli. Quindi adesso lo si fa per una sera, per ricordare il passato, ma prima... Faceva tutta la trebbiatura, si faceva quando il tempo il grano era tondo. E per voi che queste cose le avete vissute sulla vostra pelle, quindi non sono ricordi, sono ricordi, non sono racconti, come li vivete quando li rifanno in una serata come questa? Oh, sembra una cosa strana, perché altrimenti dico guarda, sei ritornato un'altra volta al tempo della volta, quando si vede sto grano battere fine nell'aria. Ed è una serata importante anche per far conoscere ai vostri figli e ai vostri nipoti come si viveva all'epoca. All'epoca, oggi non lo conosco. La gioventù di oggi non lo conosce. Ma chiamata ieri sera, per me fa vittare in ghiera. Ma chiamata pure stanotte, per me fa vittare un salotto. Si presenti innanzitutto, come si chiama e quanti anni ha? Io? 97 anni, il mese di maggio, il 19 maggio. 97 anni e qui stasera è splendida forma e lei ci racconta la scogna, stasera una manifestazione che rievoca quello che voi da giovani facevate tutti i giorni durante il periodo della mietitura. Alla mietitura mettiamo lo grano con la pavola, si metteva con la pavola e si metteva in terra un po' di strutti. E poi si ermetava, si pigliavano e si facevano le grene, facevano la fusielli dentro la terra e poi si caricavano l'aria e si scugnava, si portavano le bacche che giravano turno, mettiamo la fusielli spazi. Oggi una serata come questa, signora, serve per far comprendere ai giovani di oggi quello che facevate voi. Ah sì sì, ah, quello che faceva io e chi l'ho fatto. Oggi non si fa più, eh? Niente, nessuno, a me ne è 35 anni, chi ha caricato niente? Si è caricato in capo, io facevo le becenne la notte, la sera, facciamo fino alle 10, 11 la sera a caricare all'aria e poi si spugnava con le barche. Oggi chi si lamenta, diciamo, del lavoro che fa è un po', si lamenta del troppo, della... Stavano rubidendo oggi, prima non si lavorava. Prima c'era il vero lavoro, diciamo. E facciamo la colazione alle 8, facciamo a mangiare a luna. Quante ore al giorno lavoravate? Cominciamo la mattina alle 5 a metro grano e poi se ne va la sera fino alle 10, come se luceva la luna, se no avviare le 7, le 8, le 9. Si lavorava giornate intere, non c'era la fatica, si stava bene insieme in compagnia? Sì, in compagnia, vadiamo, non si sapeva proprio quando faceva notte e quando faceva giorno. Lo lavoro che ho fatto. Oggi i giovani di oggi sono fortunati, signore. Teniamo tre bacche, quali che erano, facevano un latte, quali che lavoravano con la persecara. Pulezza, cacchio, macarona, e la montagna di, e la montagna di.
Italo, donne e uomini stanno battendo il grano, per quanto tempo andrà avanti questa operazione, e per i più giovani, diciamo, quando è che può ritenersi conclusa la battitura del grano? Praticamente fin quando la granella non esce fuori dalla spiga per intero e fin quando non si riesce a togliere la pula dalla spiga del grano. Praticamente la pula sarebbe la parte che avvolge la granella del grano, il seme praticamente. Quest'anno in modo particolare il grano è umido, quindi c'è un trattenimento di questa granella all'interno della pula e loro stanno avendo grosse difficoltà per far sì che si sgrani, diciamo, la spiga. Dopo di questa fase, vedete che stanno avendo effettivamente difficoltà, stanno rivoltando più volte perché non riescono ad ottenere il risultato finale. Li vediamo tutti molto affaticati. È un lavoro manuale pesante, c'è bisogno di forza nelle braccia, forza nella schiena e anche nelle gambe, perché se guardate il ritmo sembra lento, però è costante, è continuato. Diciamo che a suo tempo c'era l'allenamento per fare queste cose, anche perché si usava aiutarsi a vicenda sulle varie aie. Però loro questa sera stanno effettivamente avendo grossa difficoltà per battere questo grano. Diciamo che questa rappresentazione di stasera è molto dura, ma si arriverà fino alla fine, finché non avranno raggiunto il risultato non li mandiamo via. Non li mandiamo via e non li facciamo cenare, perché alla fine di questa battitura, di questa trebbiatura, diciamo, c'è la cena o il pranzo nell'aia. Tradizione locale vuole che sia il coniglio fatto a ragù, e con questo coniglio, con questo ragù, venivano conditi i fusilli fatti a mano, diciamo sempre proveniente dalla farina della trebbiatura. Diciamo un po' i prodotti della sagra che tutti possono assaggiare nei vari stand. I prodotti della sagra che noi fedelmente, diciamo, abbiamo riprodotto non solo come menù, diciamo, ma anche come prodotti prettamente naturali degli allevatori del posto, dei produttori contadini nostri locali, quindi filiera zero praticamente. C'è la preghiera del parroco che ci accompagna. Quindi, forse Don Pasquale giudica finita. No, è un'interruzione mistica in questo momento, cristiana, dove si chiede anche l'aiuto al Signore per procedere e continuare nei lavori dei campi affinché la produzione sia buona per andare avanti, diciamo, per tutta l'annata. Italo, scusami, tanti ragazzi più giovani, sembra che quello che c'è adesso a terra era quello che c'era mezz'ora fa quando siete arrivati. In realtà non è così, vogliamo far capire realmente qual è la differenza, lo facciamo vedere. In effetti, se vedete, la spiga praticamente già ha avuto la sua qua granella, in questo caso non ce n'è più. La granella sta già a terra. Sta tutto qua, vedete? Eccola qua. Quindi tra un po' tutta questa parte di sopra verrà messa da parte? Tra un po' questa paglia verrà messa da parte, in mucchio, a suo tempo veniva utilizzato per la stalliera degli animali, in effetti, veniva messo nei covoni, i famosi covoni a mucchio all'esterno, e questa granella adesso, fra non molto, verrà vagliata dai setacci praticamente per togliere ancora la parte leggera della pula che resta sopra, e la parte diciamo della granella resta pulita. Questa è una fase successiva, anche di verrà fatta anche una sorta di ventilazione, però purtroppo stasera vento non ce n'è e quindi diventa anche questa un'altra fase particolare.
cognata, quando mi sami trengava, ma è stata tranuta, che scustomma da chiavuta, e signore cavaliera, tavolena prigioniera. E sono, sono carmagnola, sono di consegna, di vorremmo la famiglia. Sono, sono carmagnola, sono di consegna, di vorremmo la famiglia. E facendo mazza tanta, sono arrivata lì francese, a distanza in giorno misa, liberté e galité, con roba a me e a tuo padre. Partecipare a una serata come questa. Sono le nostre origini che noi andiamo a far vedere in realtà. La pizzica è uno dei balli primordiali, insomma i primi. La cosa bella come persone di ogni età fanno la battitura del grano anche nella sua scuola, anche a ballare vediamo signore di ogni età, dalle giovani a signore con qualche anno in più, diciamo è un piacere stare insieme. È un piacere, è una cosa bella perché siamo tutti di Monteviletto, quindi siamo tutti insieme, tutti riuniti, è una cosa bellissima, quello che fanno è indescrivibile, si vede, bisogna solo provarlo, la gioventù in realtà veramente non lo sa, però io volevo partecipare con le mie piccoline, in realtà non ci sono tutte e allora abbiamo deciso di farlo noi. Grazie. Trinca, 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 buttalo giù con una spinta, poi vedrai che bella festa. La medicina per non dir rovina, stai tranquillo è questa qua. We'll be right back.
porta sti belle note per tutto l'Occidente, portale lontano a cavallo renuviento.
viento, portale lontano a cavallo renuviento. Una patana tosta e piatta, bevo vino con cartella.
facciamo abbracciaia, con chi lo chiama e guardaia, e per terra mi truaia. Poi mano, e sta per me la di che può. Poi mano, e sta per me la di che può. Una prenzele camisa, io ero il tuo paraviso, una prenzele unnella, che vedetta sottanella. Spaceship at the speed of light, I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We got our hands up, people. Get with the show, we taking over, people. Lose control, and that's my DJ. Reaching my soul, and for the stars, my people. We never fall. Yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel the universe, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel the universe now. Through the Milky Way, in my spaceship, at the speed of light, I'm gonna make it.
know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We got our hands up, people, get with the show. We taking over, people, lose control. And that's my DJ reaching my soul. And for the stars, my people, we never fall.